Pietro Vicentini, oggi per Terna De Liceto, spiegate, incontrate la gente per questa opera preziosissima che Terna sta facendo, un elettrodotto che in qualche modo rappresenta un'autostrada dell'energia nel subappennino che decongestiona un po' anche il traffico nella rete elettrica, o no? Sì, è un intervento che permetterà la magliatura della rete di trasmissione nazionale a un livello di tensione a 380 kV, che permetterà un miglior sfruttamento della produzione da fonte rinnovabile, presente in modo massiccio sia nella Puglia, quindi nel Foggiano, che nell'Irpinia, Campania. Voi acquisirete energia anche dal territorio tramite, immagino, la produzione di energia eolica? Certo, le nostre stazioni sono oggi connessione per tantissime iniziative di produzione da fonte rinnovabile. Noi abbiamo parlato metaforicamente di un'autostrada che l'elettrodotto rappresenta per la corrente elettrica per le popolazioni non solo locali ma anche per il sistema paese. Effettivamente questa autostrada come la possiamo spiegare? L'autostrada è in qualche modo l'elemento di trasporto più veloce e più potente. Questa infrastruttura infatti rappresenta il top della nostra rete e sarà perfettamente magliata attraverso degli svincoli che sono le nostre stazioni alla rete attualmente esistente. Il beneficio immediato che la gente ne trarrà? Il beneficio sarà sicuramente a vedere finalmente dispacciata in maniera molto efficiente e in sicurezza l'energia pulita prodotta dalle fonti rinnovabili, e porterà quindi un servizio più efficiente per cittadini ed imprese, e inoltre avrà una ricaduta diretta attraverso delle compensazioni ambientali che abbiamo previsto di condividere con le amministrazioni locali. E le amministrazioni locali, cioè il territorio, che ci guadagnano? Ci guadagnano appunto, come dicevamo, un servizio più efficiente per garantire sviluppo economico o sociale, e con gli interventi di compensazione e riqualificazione di elementi di pubblica utilità quali scuole, infrastrutture, ambiente, eccetera. Questa è un'opera che viene dall'Alterpini attraverso Rocchetta, Sant'Agata e Porta De Liceto, è così. Quanti chilometri effettivamente, quando partirà l'opera? Allora, l'opera appunto, come dicevamo, collegherà l'Irpinia al Foggiano e è diciamo, rappresentato un elettrodotto per 19 km in Campania e circa 16 in Puglia. E il collegamento è bionivoco, quindi collega effettivamente due lembi di territorio in maniera a doppio senso, per intenderci, e i lavori partiranno nel 2019, i lavori effettivi. Adesso stiamo operando un monitoraggio ambientale anteroperam per garantire il rispetto di tutte quelle che erano le previsioni progettuali in termini di impatti ambientali sulle varie componenti ambientali che caratterizzano il territorio. Perché l'esigenza di incontrare la gente? Terna ha questo modello d'approccio che parte da molto lontano, per cui noi abbiamo proprio elaborato il progetto attraverso il dialogo col territorio, con la concertazione preventiva all'iter autorizzativo. Abbiamo condiviso la localizzazione dell'opera con le amministrazioni, con i cittadini, e adesso vogliamo continuare con questo approccio per far sì che tutte le informazioni relative al nuovo progetto siano a disposizione di tutti in qualsiasi momento, quindi durante la fase di realizzazione e anche nella fase di primo esercizio dell'elettrodotto.